Ciao amici, benvenuti di nuovo nel mio canale Aglio, Olio e Porcino, un funghetto in cucina. Inquadra questa meraviglia, Sharon. Perché oggi cosa faremo? Allora, questa ricetta sa proprio d'Italia, perché abbiamo, guarda qua, il rosso, il bianco, la pasta. E il verde non c'è però. Sì. Oggi facciamo un tipo di pasta della tradizione proprio de Roma, la pasta alla sozzona. Gli ingredienti: 140 g di rigatoni, perché questa va proprio con i rigatoni, una cipolla, 100 g di guanciale, la salsiccia di suino 200 g, i pomodorini di patino che sono 280 grammi, pecorino romano 60 grammi, olio extravergine di oliva quanto basta, e poi abbiamo tre uova, ma che ci serviranno solamente i tuorli. Partiamo subito mettendo l'acqua per la pasta. Che pentolone! Ho scelto questo che ha il ha già lo scolapasta, lo scolapasta incorporato. Scolapiatti. Iniziamo prima di tutto prendendo la nostra salsiccia e la tagliamo un pochino così a pezzetti, così la lavoriamo meglio, e la priviamo del budello. Facciamo un'incisione così, ecco qua. E la tagliamo, la lasciamo un po' grossolana, così, con le mani, senza coltello. Sì, tipo la salsiccia sbriciolata. Eccolo che eccolo, si alza. Eccolo, ed è arrivato. È arrivato, ciao. Ok. Ho scoperto questa pasta nel mio terzo viaggio a Roma, perché un amico mi ha portata in questa osteria a Trastevere. Mi ha detto: vuoi provare una cosa proprio tipica Roma Roma. Io non la conoscevo, perché pensavo che i piatti tipici fossero solamente tipo la matriciana, la gricia, la carbonara. E mi spiegava, mi ha detto: guarda che c'è una pasta che è l'insieme di tutte queste paste. La tagliamo in maniera grossolana. Allora, prendiamo una bella padella, io uso la wok, filo di olio, la nostra cipolla, voilà. Anche il grasso evapora, sì. E lasciamo evaporare il nostro grasso. Allora, adesso cuociamo, facciamo cuocere per circa un quarto d'ora, 10 minuti. Allora, nel frattempo facciamo una bellissima cosa. Prepariamo la nostra bella cremina, e adesso dobbiamo separare il tuorlo dall'albume. E come fare? Allora, io faccio così, poi non è la tecnica ideale, però faccio così. La canzoncina è compresa, se no non esce bene. E mettiamolo qua. La 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 la. Il cantatore di uova. Adesso prendo una frusta. Questa aggiungiamo il pecorino romano. Questa deve venire proprio una crema. Guarda qua, che spettacolo. Pensa che questo era il cibo dei contadini all'inizio, proprio una cosa zuzzusa. Ma mi sa anche proprio di ricetta svuota frigo. Sì, adesso caliamo la pasta. Okay, abbiamo calato la pasta. Messo la nostra pasta. 10 minuti. Un pochino di pepe. Voilà, così. Facendo la riscoperta dei detti. Per esempio, pure i pollici hanno tussi. Pure i polli? No. No. Puro. Pure. I pollici. Ah, i politici, no. Anche le pulci hanno la tosse. E sta a significare una persona non che parla cacchio. Resta inascoltato, perché le pulci sono piccolissime, se hanno la tosse nessuno li sente. Bellissimo sto detto. È stupendo, però. Qua spegniamo. Suona! Hai visto che figata? Accendiamo un pochino. E l'ultimo passaggio
prima di spegnere. Mettiamo un altro po' di pecorino romano. Spegniamo, perché come per la carbonara, il tuorlo sbattuto va messo a crudo. A fuoco spento, non a crudo. Sì, a fuoco. Hai visto che crema? E ora impiattiamo senza troppi fronzoli. Senza troppe cerimonie. Flash. Ragazzi, il piatto è pronto. Qui ho messo del peperoncino perché se volete, la ricetta non lo prevede, però cosa resta da dire se non favorite? Se vi avanzo un po' di pasta come ho fatto io, che ne ho fatta un bel po' di più, mangiate quella che volete, poi quella che avanza la mettete in una pirofila così, un po' di pecorino romano sopra, un filo, ma proprio un filo di olio, nel forno grill spettacolare.